Rieccoci tornati in diretta per le nostre trasmissioni serali, quarta trasmissione del giorno. Dopo le due di questa mattina abbiamo iniziato con il segretario della Lega Paolo Polidori, poi la grande trasmissione, ultima trasmissione con il presidente del Porto Zeno D'Agostino, che come sapete la settimana prossima ci lascerà, e quindi abbiamo voluto fare un'ultima trasmissione di saluto e di congedo per questi nuovi splendidi anni. Ultima parte della trasmissione del giorno, nonché anche ultima della settimana, perché poi riprenderemo lunedì sera, ovviamente come sempre con il nostro opinionista Stefano Rebeck. Ciao Stefano. Ciao Luca, ciao a tutti e bentrovati. Oggi solo in versione serale, perché lunedì abbiamo avuto sia in versione mattutina che serale, questa volta solo serale. Lunedì mattina eravamo al pedocino, la sera abbiamo fatto un tre dirette, oggi siamo dello studio, siamo una settimana piena di cose interessanti. Uno non stop, appunto, e se nonostante siamo quasi estate, comunque noi continuiamo la trasmissione in bomba. Sì, io sono l'unico pallido, è il primo anno che Luca Massi mi dà via, è più abbronzato di me. Vedi, per cui cosa vuol dire che cazzeggia, no? No, che lavori molto all'aperto, hai molti meeting all'aperto. Bene, faremo trasmissione anche a Barcola, cosa che non abbiamo mai fatto peraltro. E diamo il bentornato dopo questa settimana, dato il grande successo che ha avuto presso il nostro pubblico la prima trasmissione con lui, con contenuti molto interessanti, il medico estetico, dico bene, Alessandro Olivieri, ovviamente più conosciuto come dottor Olli. Bentornato. Grazie, buonasera a tutti e grazie di avermi rinvitato. Ovviamente Stefano, torna l'appuntamento con benessere e consigli di benessere con Trieste Caffè, FVG Caffè, siamo in diretta su tutte le piattaforme. Quest'oggi di cosa parliamo? Ma guarda, l'altra volta abbiamo parlato di filler, è un discorso che è piaciuto molto, e poi sono arrivati tantissimi messaggi, chi chiedeva, ma siamo quasi, perché quasi in estate, per questa estate non si sa se arriva, ma siamo in estate, oltre filler, però io voglio sembrare più giovane e così via, cosa si può fare? E molti ci hanno chiesto di avere delle informazioni in più su Botox e varie cose, e chiaramente non è che ne possiamo parlare noi, quindi abbiamo detto ricontattiamo il dottor Alessandro Olivieri, che sui social è conosciutissimo come dottor Olli, e abbiamo detto iniziamo a chiedergli un po' di cose, perché secondo me la prima cosa da capire è cos'è il Botox, ovviamente in modo che possiamo capire tutti, persino io, e poi parliamo d'altro. Intanto cos'è il Botox e a cosa serve? Allora, colgo l'assist per dire che il Botox è un artificio estetico, in medicina estetica chiaramente, tra i più utilizzati. Spesso viene confuso con il filler, ma fortunatamente oggi ne parliamo e dipaneremo anche questa matassa. Quindi il Botox che cos'è? È la tossina botulinica, è appunto una tossina che viene prodotta da un batterio che si chiama Clostridium botulinum, e ha questa particolare caratteristica di indebolire la contrazione, quindi l'attività dei muscoli, tramite un meccanismo molto sofisticato di placca neuromuscolare, ma adesso non ci addentriamo in questi tecnicismi. Quindi da quando è stato scoperto dall'uomo è stato utilizzato innanzitutto a scopo terapeutico, per esempio nelle spasticità infantili, oppure anche in determinati tipi di cefalee. E dopo, insomma, un po' di tempo è stato visto che aveva un'ottima resa anche dal punto di vista estetico. Quindi il batterio più amato dalle donne, si può dire. assolutamente, sì, ma anche dagli uomini adesso. Anche dagli uomini, assolutamente. Iniziano anche gli uomini a farne... Beh, iniziano, no, benché iniziato gli uomini, sì. Io so di tantissimi amici miei, sì. Che... Io non ancora, voi come sapete io tutto ciò che faccio lo metto su social, perché Luca l'importante è non vergognarsi. Dopodiché, secondo me, tutto ciò che è ritocchini, c'è chi... sceglie di mostrarlo, chi magari fa il mio lavoro e quindi vuole mostrare, tranquillizzare le persone per far vedere che è tutto normale, tutto fattibile, e chi magari nella propria intimità vuole migliorarsi, vuole farsi gli affari propri, secondo me più che lecito. Però è giusto anche essere informati, no? Nel senso che, come abbiamo parlato l'altra settimana, il filler può essere usato sia per disegnare il viso, no? Quindi zigomi e varie parti, o per impolpare, che può essere labbra o cose del genere. Il Botox cosa fa? Cioè io mi sveglio e dico, oh, oggi vado dal medico estetico e gli chiedo cosa fa il Botox, perché il Botox? Facendo un esempio concreto, esatto. L'utilizzo maggiore che viene fatto di questo magnifico farmaco è l'utilizzo del terzo superiore del viso, proprio l'indicazione classica in medicina estetica. Come si esegue? Con delle piccole iniezioni mirate, è una soluzione molto liquida, quindi non è assolutamente volumizzante, con delle iniezioni mirate su determinati muscoli d'espressione, ad esempio i muscoli della glabella
il muscolo orbicolare dell'occhio e il muscolo frontale, noi andiamo ad indebolire l'azione di questi muscoli, ma non a paralizzare, okay. Per carità, che tutti vi dico, ma io non voglio quindi rimanere... Si riduce un po' il movimento estetico quasi, ma non si riduce nulla. Più di un po', ma comunque okay. L'espressività del volto resta, è mantenuta, okay. Quindi nessun effetto come quelli che magari si vedevano più di un ventennio fa. Effetto mummia questo. Effetto spaventato. Ecco. Quindi il muscolo indebolito cosa fa? Riduce la sua contrazione. Ovviamente la pelle che sta sopra il muscolo si muove di meno e voi sapete che le rughe d'espressione si formano con i movimenti facciali. Questo fa sì che queste stesse rughe si spianino e nei casi più lievi tendano a proprio a sparire. Quindi noi abbiamo fronti completamente lisce, rughe glabellari che... casi più fortunati, ma anche in realtà spesso e volentieri scompaiono, e abbiamo una bellissima azione anche sulle zampe di gallina, famose zampe di gallina. Ma quindi ha un doppio risultato, nel senso che da un lato immediatamente si nota di meno, perché appunto da come dicevi resta tutto un po' più disteso, però essendo che, correggimi se sbaglio, che le rughe vengono create dal movimento, facendone di meno, in realtà anche ne creo in futuro di meno. Assolutamente sì, anche uno scopo preventivo e non solo, anche molte molteplici azioni, per esempio un'azione sulla regolazione del sudore, viene utilizzato moltissimo nella iperidrosi, che è una patologia, se così vogliamo chiamarla, che fa produrre più sudore ad alcune persone, ad esempio, non so, sotto le ascelle, sulle mani. Quindi facendo un botulino, un botox a questi distretti, la sudorazione è molto diminuita e quindi si risolve questo tipo di problematica. Beh, questo è un problema. Effetti collaterali positivi, verrebbero quasi da dire. Il botox è un farmaco gentile, ha praticamente solo effetti positivi se usato con saggezza da mani esperte. Però io che ho studiato e sono preparato, so che esiste anche il biobotox o qualcosa del genere. Il botulino ha mille declinazioni, una di queste appunto, come dice Stefano, il biobotulino. Qui lo utilizziamo in senso biorigenerante, biostimolante. Sono diverse diluizioni, perché la tossina botulinica va diluita innanzitutto con una soluzione fisiologica che è acqua, con determinati tipi di concentrazione di sali al suo interno. Se diluita in maniera diversa con altre sostanze biostimolanti, si può utilizzare a tappeto su viso, collo e décolleté e creare quattro sedute un magnifico effetto biostimolante, quindi riduzione delle microrugosità, diminuzione delle macchie, seborregolazione, regolazione del sudore, perché ha sempre questo effetto, e comunque un miglioramento della texture cutanea. Volevo domandarti, per il botox c'è un'età minima per poterlo fare e un'età massima? Cioè mia nonna Marina che ha 98 anni può fare il botox? Ci sono dei casi estremi appunto di invecchiamento dove magari il botox si svolge sempre la sua azione, però ormai abbiamo queste rughe che sono praticamente delle cicatrici e poco si può fare in quei casi, magari ci sono altre tecniche da utilizzare. E invece a livello pediatrico viene utilizzato a scopo terapeutico, chiaramente i movimenti mimici iniziano subito, quindi chiaramente all'inizio noi fino ai 20 anni abbiamo una pelle che è tonica, giovane, idratata e le rughe non si formano, ma già dai 25 in su, se una persona vuole farsi il botox, l'indicazione è perfetta. Quindi se ho capito bene va già bene dai 20 anni in su circa, e andando avanti con l'età non c'è necessariamente uno stop, ma conviene fare una consulenza e valutare caso per caso. Assolutamente sì, come poi un po' per tutto. Quindi nonna Marina sarebbe da visitarla, può essere che possa, non è da escludere. In una trasmissione che avevo visto tempo fa, insomma, si parlava appunto di alcune ragazze, no, che avevano iniziato a fare il botox, la si parlava già 18-19 anni, no? E c'era un psicologo che evidenziava come che iniziando così presto c'è il rischio che si crei dipendenza poi dal botox. Una dipendenza psicologica. D'altronde sai, quando in 10 minuti di trattamento tu hai un risultato estetico che è uno tra i migliori nel mondo dell'estetica, della plastica, insomma,
si tende poi ad affezionarsi un pochino e magari alle volte anche ad abusarne. Il mio consiglio è sempre quello di considerare che ogni età corrisponde a un determinato tipo di volto, quindi è impensabile che una donna di 50 anni non abbia neanche una ruga, è inverosimile, no? Magari lì si cerca di convincere anche la persona a utilizzarlo in maniera coscienziosa. E riesci? Sì. Oppure... Però sai cos'è? Secondo me nell'età è vero che può creare una dipendenza, però è anche, sottolineo secondo me il fatto di valutare caso per caso, perché magari ci può essere una complicanza oppure un fattore estetico. Faccio esempio su di me: la prima volta che ho ritoccato le labbra è perché qua a sinistra avevo una simmetria pesante. Molti mi dicevano che non si nota. Oh, le noto io. Cioè, io non mi vedevo felice allo specchio, capito? Quindi non è un fattore solo estetico, ma una cosa che per me è un fastidio, un disagio. Quindi se uno, per esempio, ha... avevo visto recentemente una ragazza che aveva qua un solco molto forte, abbastanza giovane, sui 40 anni, ma un solco molto forte. Le ha detto che è arrivata al punto che per lei è un problema e che si è pentita di non aver fatto John Botox o fare altro magari a 20 anni. Secondo me, quando parliamo di una cosa singola, se per te è un problema, è giusto confrontarsi col medico estetico e valutare se farlo o meno, perché certo un conto ha 20 anni inizia a tirarsi da tutte le parti. Però se c'è invece la piccola cosa che per te è un problema, secondo me il medico estetico può aiutarti, più che una dipendenza psicologica, può aiutarti a una serenità psicologica in questi casi. Un benessere psicofisico, sì. Certo, che è quello che promuovo sempre anch'io. Vorrei aprire una parentesi polemica, visto che insomma dal punto di vista anche giornalistico abbiamo qua il buon Alessandro. Una delle cose che mi ha lasciato più perplessa, no, di questo ambiente, no, insomma, quando ho sentito parlare di Botox Party, ecco, cosa ne pensi di questi Botox Party? Perché diciamo, non è che i media ne parlino particolarmente bene. Siamo partiti, sono delle feste, no? Dove praticamente ci si fa di Botox tutti quanti. Sono non ho mai partecipato a questi Botox. Ma in realtà non ho mai sentito qua a Trieste di Botox Party, onestamente. Non. Da quello che a Milano, so, Roma. Ma da quello che so a Trieste c'è delle sottospecie, io ho sentito, poi non sono sicuro, insomma, nei centri estetici, dove si incontrano. Diciamo che il Botox Party... Allora, è si parla di party di 100-200 persone, allora, non si parla di party, no, no, si parla di robe... Da 20 a 40 persone. Vorrei poter fare un commento medico. Allora, ogni procedura medica va fatta in un ambiente sicuro, ecco, protetto, bravo, con un professionista. Qui volevo arrivare. Perché ogni procedura medica, seppure il Botox sia praticamente scevro da complicanze... Non è che non ne ha, quindi metti caso 100-200 persone e la statistica inizia a essere importante, quindi la complicanza è dietro l'angolo e se avviene in una villa con piscina, magari il professionista non c'è, magari anche è opportuno intervenire in tempi brevi, no? Qualora... Sì, ma infatti quando ne sentivo parlare, no, che facevano, intervistavano queste persone, ovviamente erano a Milano, a Roma, insomma mi sembrava perplesso, come dicevi anche tu, è tipo una catena di montaggio, ci si metteva poi, in fila. Ma secondo me, adesso non vedi una cretinata, ma dopo un po' può subentrare anche lo sbaglio umano. Cioè tu pensi a un medico estetico che si mette a fare 100 Botox in 3 ore? Cioè dopo un po' ha un carampo alla mano, cioè non ce la fai più. No, magari ce ne sono due o tre che sì. Ma veramente tipo catena di montaggio. Poi credo che oltre alla cosa giustissima che è stata detta del fatto che è un qualcosa di medico, quindi va fatto nell'ambiente giusto, però secondo me va fatto anche col peso giusto, no? Nel senso che quando uno va da un medico estetico per fare qualunque tipo di ritocchino, la cosa fondamentale secondo me è proprio la parte iniziale, dove ti confronti, c'è il medico che ti consiglia, che analizza. Quando hai una catena di montaggio non hai questa tempistica, quindi comunque non sarai soddisfatto perché farà la stessa cosa, stessi fill, stesso Botox e così via. E voglio chiederti Alessandro, una volta che la persona diciamo, insomma, fa questa, si può chiamare l'operazione, no? Si può chiamare puntura, un nome particolare, tecnico, procedura. Ecco, dai dei consigli a casa su come mantenersi, ci sono magari delle creme o delle indicazioni che dai, oppure una volta che la persona poi esce, passano 2 giorni, può fare una vita normale senza problemi e comunque l'effetto dura? No, beh sì, tendenzialmente dopo 2 giorni può fare una vita assolutamente normale. Le do delle indicazioni su come gestire nelle ore successive il Botox. Praticamente la cosa più importante
non mettere caschi, non stare a testa in giù, perché comunque Botox è diluito, quindi viene iniettato e deve già dargli il tempo di assorbirsi. Quindi magari mettere un casco molto stretto potrebbe dislocarlo, spostarlo e andare ad interessare muscoli che magari non volevamo andare a toccare, creando delle asimmetrie del volto, cose assolutamente rimediabili. Sport? Sempre dal... Prima di 2 giorni? Meglio evitare di magari avere troppo afflusso sanguigno, quindi riscaldare la zona, quindi io dico sempre magari ecco per 24-36 ore starsene un po' tranquillini, non mettere creme, comunque viene iniettato, quindi ci sono dei piccoli forellini sulla cute che, attraverso cui possono entrare germi, sporcizie, impurità, quindi non mettere creme, non mettere nulla, tenere la zona pulita. Domanda il giorno prima del Botox è consigliato andare a comprare un libro, insomma. Leggetevi un libro, state in magari pace qualche un libro giorno. Sul Botox. Un libro sul Botox. Una delle domande clou che ovviamente ti fanno sempre, ogni quanto va fatto queste applicazioni? Normalmente il Botox dura all'incirca 6 mesi. 2 volte all'anno? 2 volte all'anno, quando si vede che l'effetto sta iniziando a svanire, si può fare il famoso richiamo. Che differenza c'è tra il richiamo e poi c'è il... La prima applicazione o più o meno la stessa cosa? No, è assolutamente la stessa cosa. Beh, si valuta da persona a persona. Sono persone che lo assorbono molto in fretta, che lo smaltiscono anzi molto in fretta, persone qui invece dura molto di più. E una delle domande che ovviamente ci servirà anche per i nostri articoli, questo, per cui utilizzeremo questa parte qua che ti sto per fare. Le richieste delle triestine da parte del viso, del corpo, in cui ti chiedono di applicare il Botox da parte delle donne triestine e da parte invece degli uomini triestini? Allora, sono le stesse zone, cioè terzo superiore, il Botox classico è il 90% dell'utilizzo del Botox. E se dovessimo per spostare quanto... la domanda sui filler, differenziando uomo-donna, la donna vuole... cosa più richiesta dalla donna e la cosa più richiesta dall'uomo? Questo ne avevamo già parlato. No, non ti abbiamo chiesto la più richiesta. La donna vuole le labbra, gli zigomi e il rinofiller. L'uomo invece è più concentrato sulla virilizzazione del volto, quindi mandibola e mento. Cioè, ti segna di più qua. Più alla rigida di Beautiful. Diciamo. Quindi io ho fatto solo cose femminili. Tipo mascellone. Sì. No, non è che venga fuori. Però insomma, ampliando l'angolo qui diventa... Quindi un Luca, sappi, più... ho appena scoperto che io ho fatto solo cose particolarmente femminili, non maschili. Ah, bene, cosa hai fatto? Tu si può dire? Sì, certo, io ho fatto le labbra e io ho fatto il primo intervento, il primo, correggimi, il primo... la prima seduta di zigomi e poi valutiamo adesso. Ma appena vedere, fatto. Puoi far dare i zigomi? Sì, boh, appena fatto. L'abbiamo fatto qua su così. E adesso vediamo. Sì, sicuramente sarà da fare un ritocchino. Quali... Poi io c'ho anche le guanciotte un po' tonde. E il... Però bocca, per... beh, zigomi io sono già contento. Però adesso vediamo anche con le guance. Adesso che sono tornato in palestra oggi, perdendo un po' di peso, mi si sgonfierà anche il viso e anche quello cambia. Labbra, devo dire che sono... felice da impazzire. Sono lusingato. Viceversa, visto che stiamo parlando di Botox, abbiamo appena parlato di virilizzazione maschile, il Botox è indicato anche nelle situazioni in cui ci sia un'ipertrofia dei masseteri, ad esempio, che sono questi muscoli qua della masticazione. Ci sono dei casi in cui magari gente che bruxa, cioè che digrigna i denti o che serra molto e ha dei masseteri molto sviluppati, facendo il Botox su questi muscoli che non inficia assolutamente l'attività masticatoria, si dà una ovalizzazione del volto, quindi un ingentilimento del volto. Viceversa si può fare anche in altri punti il Botox, se mirati, se conosciuti bene i muscoli, si può andare ad alzare la punta del naso facendo un goccino di Botox esattamente qua sotto, dove c'è il muscolo depressore della punta del naso, quindi questa si solleva e si ha un nasino un po' più all'insù. Oppure nei gummy smile, dove sorridendo si vede molto la gengiva, si vanno a fare delle unità di Botox all'interno nei muscoli che si chiamano incisivi. Cioè, fatto lui? E questo... No, filler. No, lui ha fatto il filler. Io ho voluto dare volume. Botox. Lui intende che se uno sorride, correggimi se sbaglio, e sorride esatto. Troppo e si vedono tutti i denti, vuole si veda di meno, si può fare. Detta banale, sorride di meno, il labbro si alza meno e non si vede più la gengiva. Quindi migliorando anche l'estetica del sorriso. Perdonami una domanda, so che siamo stati coi tempi, ma rubiamo un minuto. Da quello che tu hai detto, però, correggimi se ho capito male, quindi può essere d'aiuto anche a chi digrigna molto di notte? Cioè chi mastica molto, che va così tutta la notte?
ingentilendo qua può essere d'aiuto? No, prettamente uno scopo estetico. Si può andare a lavorare su un altro muscolo che si chiama temporale, in quel caso indebolendolo, e lì si va a lavorare però sui serramenti più che altro della, della mandibola. E invece chi ha qualche tic, tipo non so, naso così, può essere d'aiuto o no? Sì, può essere, è usato anche nei tic il botox, perché c'è chi magari fa il naso così, certo, sul naso. Mi è venuto in mente perché io conoscevo dei ragazzi che facevano sempre così col naso e non riuscivano a smettere, quindi magari potrebbe essere un ausilio, certo. Benissimo, perfetto, con questa trasmissione concludiamo qua le trasmissioni settimanali dai nostri studi. Riprenderemo venerdì mattina per un capo in B e in via eccezionale anche sabato mattina sempre un capo in B, e venerdì partiremo dalle 9:30, invece sabato in via eccezionale partiremo alle 9. Con il nostro Stefano Rebek invece ci vediamo lunedì alle 20, avremo un interessante confronto fra giovani, avremo Alessandro Tronchin di Stati Uniti d'Europa per Italia Viva, che si confronterà con Maurice Jock dei Verdi, ovviamente per quelli che riguarda le sinistre europee, Alleanza Sinistra Italiana Verdi. E con ovviamente il dottor Alessandro Olivieri ci vedremo prestissimo per continuare a conoscere questo splendido mondo dell'estetica, che ovviamente è un mondo che interessa e piace molto i nostri lettori, i nostri lettrici, per cui siamo ben contenti di continuare ad ospitarti. Vi auguriamo buona serata, buon lavoro, un grazie a Federico De Ros per averci seguito dalla regia, un saluto a tutti e arrivederci. A lunedì.